In ogni mondiale di calcio che si rispetti esce sempre fuori la sorpresa giocatore. Oggi però vi chiedo quali sono stati i 10 migliori difensori centrali del mondiale 2018 di Russia e soprattutto ci sono state delle sorprese? Adesso vi dico la mia e dopo ditemi la vostra. Nel rispetto altrui e lasciatemi mi piace se molto presto volete i terzini. 10. Sainsbury. Sorpresa lietissima di questo mondiale. L'Australia non fa benissimo, anche se l'ultima giornata i canguri sono ancora appesi alla qualificazione. Sainsbury è davvero una sorpresa lietissima. È leader della nazionale. Muro difensivo, dietro finisce per chiudere ottimamente giocatori come Mbappé e Griezmann. Difendendo il proprio paese si arriva ovunque. 9. Salcedo. La retroguardia messicana ha la sua faccia. Anche lui, ex conoscenza del nostro calcio, dietro è ruvido come non mai. In doppia marcatura nasconde il pallone agli attaccanti tedeschi, mettendo in difficoltà anche il Brasile. Ribadisco, ruvidissimo. Ci sta, mi piace, voto 10. 8. Kompany. Il Belgio chiude terzo e lui si merita un posto in top 10. Va detto, e credo sia essenziale farlo, è tornato il Kompany che noi tutti conoscevamo. Dopo anni difficili di infortuni, in nazionale si rigenera. Da brividi quello che fa, sempre perfetto, bravissimo, davvero. Nella difesa a 3 del Belgio è il centrale ed è un muro, non passa una mosca. 7. Maguire, l'eroe inglese. Da tifoso a decisivo. Dietro non passa nessuno, nessuno, c'è sempre lui su ogni pallone. Va avanti con l'orgoglio e si merita assolutamente un posto in questa classifica. 6. Granqvist. Ci hanno fatto fuori e io dissi che il più forte che hanno è uno scarto del Genoa. Lo scarto del Genoa ne ha messi sotto davvero tanti. Decisivo sempre, sotto ogni punto di vista. In chiusura, in intercettazione, crossa, tira, chiude, non respira mai, non rallenta mai. È ufficialmente il polmone della Svezia. 5. Vida. Mamma mia che giocatore. Era stato accostato al Torino anni fa. Ha avuto dei problemi serissimi negli ultimi anni, ma si è rialzato ottimamente. Perno centrale, è spiccato per tenacia e concretezza. Solidissimo, ha ridotto il margine d'errore praticamente a zero. Solamente applausi per lui. 4. Mina. Mamma mia che giocatore, ragazzi. Quasi mi spiace averlo lasciato fuori dalla top 3. Ha segnato come un cane, trascinando la Colombia più avanti possibile. Segnava praticamente solo lui, un grandissimo giocatore. Il Barça dietro ha una miniera d'oro. 3. Umtiti. Che giocatore, che giocatore, che giocatore! Il centrale blaugrana è cresciuto in modo esponenziale. Dietro è una roccia, il suo 1,81 m, non altissimo, gli permette di correre per tutte le vie centrali, svettando comunque spesso anche di testa. Si toglie anche lo sfizio del gol. Chapeau! 2. Lovren. Assieme a Mina è stato il centrale che mi ha sorpreso di più. Compagno di reparto di Vida, assieme si sono completati a meraviglia. Perfetti, le ha giocate tutte. Dopo la finale di Champions con il Liverpool, anche questo. Non mi sorprenderei nel trovarlo nelle prime 10 posizioni del pallone d'oro. Adesso vediamo. 1. Varane. La sua ufficiale consacrazione. Un centrale del Barça e uno del Real Madrid formano la coppia della Francia che vince il mondiale. Col suo 1,91 m arriva dove un Titi nulla può. Mostruoso, spaziale. A 25 anni questo è stato a mani basse il suo mondiale. Credo non gli si possa davvero dire altro che bravo. Applausi a scena aperta. Bravo davvero. Per chi se lo stesse chiedendo, Pavard farà parte dei terzini. Questi ragazzi erano i miei 10 difensori centrali migliori di quest'ultimo mondiale. Fammi sapere come sempre con un commento qua sotto su cosa sei o non sei d'accordo. Mi piace, il video ti è piaciuto e se soprattutto se vuoi molto presto i terzini. Dislike invece se ti ha fatto cagare, ma spiegami il perché. Seguimi come dico sempre su tutti i miei social se ti va, quindi Instagram dove mi chiamo Simone Sicquel _ basso official, dove ogni giorno pubblico 2 video inediti che su YouTube non usciranno mai. Seguimi su Facebook dove mi chiamo Sicquel. Iscriviti a questo canale, mi raccomando. Clicca anche la campanellina se vuoi rimanere sempre aggiornato, perché mi fa sempre molto piacere. Buon shalalala e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.